Ciao, sono qui all'isola di Margherita a Budapest e l'energia qui è veramente particolare. Diciamo, sembra di essere in un film dell'orrore, perché l'energia è veramente un pochino lugubre, pesante. E ci sono in tanti luoghi, è come se tu facessi proprio un viaggio temporale. E infatti puoi arrivare a sentire, se sei un po' sensibile, la differenza energetica proprio da un luogo all'altro, anche solo da un edificio ad un altro, dalla città a questo luogo invece dove si sta molto bene, l'energia è molto più alta. Infatti c'era proprio bisogno di ripristinare un livello energetico diverso. In alcuni luoghi l'energia è veramente molto pesante. Fai un viaggio nel tempo nel giro di un istante. Entri in un edificio e si abbassa immediatamente il livello energetico. È come se ti si aprissero tante finestre temporali dove tu arrivi proprio a percepire quasi la storia di ciò che è accaduto in quel luogo. Ebbene, sì, è molto utile tutto questo che sto vivendo, perché l'acutizzare la propria sensibilità ti aiuta in tante situazioni. Ti aiuta proprio anche a percepire quali luoghi sono giusti per te, perché non so se ti è mai capitato, ma in alcune situazioni tu arrivi a sentirti male, arrivi a magari accentuare alcune emozioni o anche a cambiare alcuni comportamenti. Ebbene, molto spesso questo non è dovuto all'essere lunatici, ma proprio anche all'energia del luogo, all'energia che ti circonda, come anche il successo piuttosto che l'insuccesso di qualche operazione che tu stai portando avanti. Ad esempio, quando io tengo dei seminari, l'ambiente influenza tantissimo proprio il risultato, quello che accade durante il corso e quello che le persone possono ricevere dal seminario stesso. Per cui è molto molto importante acutizzare la sensibilità e fare attenzione all'ambiente in cui ti trovi e a cosa questo ti trasmette. Quindi, con questo ti voglio proprio suggerire di portare attenzione, perché è attraverso l'attenzione che tu arrivi a sviluppare la sensibilità, perché sicuramente sei molto più sensibile di quello che tu pensi e di quello che percepisci. Semplicemente non porti l'attenzione e questo ti impedisce di cogliere completamente tutto ciò che tu potresti cogliere da un luogo. Quindi ricordati che la presenza è sempre importante e l'intenzione, già solo di cogliere l'energia, ti permette proprio di cominciare a sentire. Questo ti può servire per i luoghi in cui ti fermi, per i luoghi in cui lavori, per la tua casa e per tutto quello che fa parte della tua esistenza. E con questo ti saluto e ti auguro una bellissima giornata. Ciao, a presto!